secondi al via qui da Città di Castello per questa prova di regionale FMI. Le due classi MX1 e MX2, 5 secondi, ci siamo, occhi puntati alle terreno delle Ceccarini. Li vediamo tutti, lanciati, attenzione Fiorgentini, Ambrosi, Fiorgentini, caduta, caduta di Pascucci, che si rialza ma vanifica questo avvio di gara. Abbiamo Fiorgentini in testa, proiettore interno, si cambia con Ambrosi in seconda posizione, un po' scivoloso la pista, in terza posizione, vediamo se quella di Jacopo Stoccolini. Pascucci fa un po' un casino, ha provato a ripartire e intanto la partenza si è espletata con Fiorgentini sempre in testa. Ed è primo giro con Fiorgentini comodamente al comando perché Ambrosi scivola. Bella piega per Mauro, conduce sicuro, passa proprio a un millimetro. Seconda posizione, qui abbiamo un due tempi del turista, Polidori con Castiglio, Soccolini, bella posizione per lui, seguito da Dameo, arrivano tutti gli altri, con Bazzucchi in ultima posizione, ma sempre un bel livello, quindi molto corti tra primi e ultimi. E siamo qui a Città di Castello per questa prova di regionale con Fiorgentini saldamente al comando, si appresta a doppiare veloce il nostro Mauro, questo ci fa ben sperare per il motocross dei comuni. In programma prossimo 21 ottobre in una pista di Sant'Antonio, ma vediamo qui l'endurista che si toglie belle soddisfazioni, Polidori, figlio del presidentissimo del motoclub di Città di Castello, che tiene a palla niente poco di meno che Federico D'Artiglio, pronto al team Scoccia. Ma qui abbiamo l'attacco di Ambrosi su Gioele Meloni, confronto KTM, attacca all'interno ma non riesce nell'attacco. Quindi Jacopo Soccolini alle prese con Giorgio Barattini. Abbiamo Perazzani e Marzetti. Qui abbiamo anche Carizia che ha problemi sul riscaldamento alla sua moto, gli converrebbe fermarsi. Ha proprio il radiatore che non smaltisce più l'acqua. Quindi Balducci, terzetto composto da Balducci, Bazzucchi e Frittelloni delle retrovie che se le danno di Sant'Argione, e Pascucci che sta recuperando dopo una partenza diciamo di quelle tribolate, scivolato, poi nel tentativo di ripartire in fretta riscivola. Siamo sul finire di gara 1 con Mauro Fiorgentini, bel distacco, grande distacco su Polidori, che praticamente è riuscito nell'impresa di tenere a bada Federico D'Artiglio, pilota endurista su TM, dovrebbe essere il TM300, singolare, ha perso la biancatina, le vibrazioni della moto sicuramente hanno un po' influito. Vedete la fiancatina di destra è giù con Federico D'Artiglio subito dietro, ma bella prestazione di Francesco Ambrosi che ha avuto un problemino, scivolata iniziale, ma poi si è rifatto molto bene, cioè è andato a passare diciamo questo terzetto insidioso formato da Gioele Meoni, Jonathan Barattini e Samuele Ferazzani, tre pilotazzi ostici da superare, e li ha distanziati ben bene. Rientro alle gare per Marco Marzetti in questa gara di Città di Castello, chissà se si sta preparando anche lui per il motocross dei comuni, speriamo di sì. E siamo sul finire di questa gara 1 con Mauro Fiorgentini che sta per affrontare l'ultima salita dell'impianto Ceccarini di Città di Castello. Eccolo, bello bello, si vince la manche in solitaria, bandiera a scacchi con Mauro Fiorgentini,
in prima posizione su grande distacco, veramente, su Polidori, endurista locale di casa, bravissimo, molto forte a livello nazionale, bravo anche nel cross perché tiene testa a Federico D'Attilio, pilota di calibro nazionale. Qui nella pista di casa Polidori ha fatto sicuramente valere la perfetta conoscenza dell'impianto e anche un certo manico, nonché la potenza della sua TM che dovrebbe essere 300. Poi recupera, salva il salvabile Francesco Ambrosi con la sua scivolata iniziale, ha compromesso un po' la gara, ma poi riesce nell'impresa di recuperare. Gioele Meoni, Ferazzani che passa sul finale, Barattini e Marco Marzetti chiude questo gruppetto di indiavolati in testa. Siamo con la Top Rider MX1 Giro di Boa, qui cominciamo con le mansion numero 2, gara 1 vinta da Mauro Fiorgentili con Alessio Polidori, pilota di casa su TM da Enduro 250 miscela. Terza posizione per Federico D'Attilio. Alessio è uno che qua va forte e siamo ai 5 secondi al via. Via! Scatta in testa sempre Mauro Fiorgentini, sembra, ma all'interno D'Attilio lo porta fuori. È caduta, caduta per Ferrazzani. Zitti che non è successo niente, non si sono toccati. D'Attilio in testa. Andiamo. Senza conseguenze per fortuna, li vediamo riscendere qui sotto, ma già Fiorgentili si tocca con D'Attilio, si tocca con D'Attilio, cade, peccato per il nostro pilota Mauro, non avrà ha provato a restituire la gentilezza al pilota di laziale, ma niente, ha avuto la peggio. E situazione aggiornata a metà di gara 2 con D'Attilio saldamente al comando e Polidori scatenato, sorpassa Ambrosi all'esterno con la velocità del razzo. Eccoli che arrivano, grande Polidori, bella guida per lui. Ambrosi ha dovuto subire un sorpasso da manuale all'esterno, quindi D'Attilio adesso che è venuto dal successore si avvicina, poi abbiamo Polidori, abbiamo Ambrosi e il nostro Mauro Fiorgentili in rimonta scatenata, scatenatissimo. Mauro ha avuto un contatto, sta a passare brutti come Gioele Meoni, Barattini e Pazzucchi anche, che questa mancia sta andando veramente forte, quindi vediamo Scarizia con la sua vetta 5.495, Marzetti, Ferrazzani, poi Pascucci che ha avuto un altro crash, abbiamo Soccolini, Pintelloni, vediamo da parte sotto. Ecco Scarizia che arriva in questo secondo, Ufa, a manetta e via. Aggiornamento a tre quarti di mancia con Federico D'Attilio sempre in testa, ma attenzione, attenzione, qui ci abbiamo il settempedano Mauro Fiorgentili in rimonta scatenata, spudorata, molto veloce qui in quella di Città di Castello, sta dimostrando di avere veramente gli attributi, vola lunghissimo sul salto di missione al traguardo. Vedo per D'Attilio il ricongiungimento fra un paio di giri massimo perché avanza a martello pneumatico e chissà che non renderà in favore della entrata che è stata in partenza, normale, cosa normale, qui siamo a fare motocross, non siamo in una gara di ricami, quando si deve passare si deve fare con le buone con le tiri. Conseguenze, è lo sport. D'Attilio in lotta, vediamo l'attacco, non va. Lotta feroce fra i due.
lotta ferocissima fra i due, ma ecco l'attacco esterno per Mauro, che passa a condurre proprio ora con un suo sorpasso eccezionale. Bravissimo Mauro, bravissimo. E fine dei giochi con Mauro Piergentili, che viene praticamente steso all'inizio di gara 2, ma a fare una rimonta mostruosa e va a vincere indisturbato anche in gara 2. Passa tutti tranquillo come una pasqua. Penso che ci sarà qualcosa da ridire, perché i due piloti prima si sono toccati, si sono dati una sportellata, poi arriva anche buon Polidori, terzo. Sicuramente c'è stato un battimento tra i due, perché l'entrata di D'Attilio è stata un pochettino decisa. Ma questo è il motocross, ragazzi. Motocross non è che si sta... Non stiamo qua a pettinare le bambole, quando si deve passare è un pochettino, magari tante volte scappa la mano senza malizia, però sicuramente Giorgentini non ha gradito e quindi arriva Barattini, Pazzucchi, due Leoni, Sperazzani, poi Carizia che si rifà sotto su Pascucci, lo ripassa e Marzetti.